Marano Ragazzo Spot Festival, edizione 2013, Alessandra Clementi, assessore alle politiche giovanili, giornata conclusiva. Il sogno di Alessandra Clementi. Una campagna libera da quel fango e da quella vergogna che è la camorra, perché ogni giorno ci toglie troppa libertà. C'è chi con il vissuto tragico di una perdita può raccontarlo, ed è questa prima presenza importante nel coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti qua a Marano, e c'è chi poi ogni giorno, anche in gesti piccoli o più grandi, gli viene negata e calpestata la libertà. Questo è il sogno. Il sogno poi è anche fare in modo che questo paese in modo prepotente si accorga sempre di più dei ragazzi e delle competenze che ci sono e delle loro reali esigenze. A un certo punto abbiamo lanciato insieme la tematica delle ragazze dei Parioli, di Roma, e questa triste storia del nostro paese di prostituzione. E i ragazzi sono intervenuti con competenza, con serietà, e hanno manifestato un'esigenza, cioè quella che bisogna costruire degli spazi di ascolto delle esigenze dei ragazzi, di dialogo. I ragazzi di questo paese non sono solo quelli che sono seduti davanti alla TV destinatari di contenuti, ma sono quelli che creano i contenuti del paese, perché ascoltare quella ragazza che diceva l'amore, il rapporto sessuale deve essere frutto di un amore e deve essere la mia aspettativa di avere con quell'uomo del quale sono innamorata il mio bambino, è una lezione importante. Marano fa questo, perciò sono felice di essere qui, mette i ragazzi veramente sul palco, non fa parlare sui ragazzi, ma fa parlare direttamente i ragazzi. E con noi ha parlato, a saluto di quello che è stato un festival ancora una volta bellissimo, 16ª edizione, l'assessore alle politiche giovanili Alessandra Clementi, grazie. Grazie a Rodi TV, sempre presenti, sempre di più. Grazie.